Si è svolta sabato 3 settembre a Villa Demetra a Cerignola nel Foggiano la 34esima edizione dell'iniziativa del locale Rotary Club diretto da Gigi Zangrilli, dedicato a coloro che hanno ottenuto il massimo di 100 su 100 ai recenti esami di Stato. La platea, formata da tantissimi giovani accompagnati con emozione da genitori, dirigenti scolastici e docenti dei vari istituti appartenenti all'area dei 5 siti. In un territorio che fatica enormemente a carburare, difficilmente si potrebbe rimanere. Così come ha detto il presidente Zangrilli, l'ex presidente Mirella Guercia, in un intervento appassionato, li ha spronati a cercare di non lasciarsi abbattere dalle difficoltà. Mentre per il professor Sevi dell'Università di Foggia, intervistato da Speciale News Web 24, dice: è una sorta di rabbia vedere che ci sono giovani che lasciano questa terra per andare a cercare fortuna altrove. Chi vuol tornare deve dare i conti e farli con una realtà difficile. L'auspicio è che si possano trovare le condizioni per fare in modo di sviluppare le loro capacità. La cerimonia si è divisa in due parti, la prima con la consegna di attestati e medaglie per i 74 centisti e successivamente con l'assegnazione di due borse di studio che daranno l'opportunità di partecipare a un master di formazione professionale presso l'Università di Bari. Ultimo dato che va evidenziato: a differenza dei precedenti anni, nessun amministratore del comune era presente all'evento, è la seconda volta nel giro di 2 anni, nonostante il Rotary abbia mandato invii ufficiali. Nino Siena, Speciale News, Web 24, Villa Demetra, Cerignola, Foggia.